E signori, è arrivato il momento di fare fuori Jacopo dei pazzi. E tra l'altro è anche relativamente vicino al centro. Scusa, no. Non dovresti stare qui. Quat, laggiù! Non ci contare. Diavolo, ci sta sfuggendo. Eccolo! Ehi, giù le... Morto? Fantastico. Bellissimo. Vabbè, noi scendiamo. Avanti, non siate timidi. Voglio solo aiutarvi. E bisogna risalire. Bellissimo, bellissimo. Comunque, esattamente qui. Con amici così. Se riesco a tenere a freno e a seguirlo, mi condurrà dai suoi fratelli templari. Avrò altri nomi per il mio elenco. Palesemente trovato. Vabbè, basta seguirlo così. Non serve fare chissà cosa. Comunque vi dico già, spoiler arriverà qui. Perché c'è già l'area vietata, quindi buona, uscirà dalla porta sud e poi girerà. Ma che succede qui? Sono in ritardo. Non mi hanno visto, questo è certo. Ok, si è raccolto due guardie e io mi raccolgo qualche mercenario. Dobbiamo pregare che i suoi malvagi possa trionfare, che la sua causa possa... Cazzo vuole sto coglione? Prendiamo i coltelli da lancio. Sì, va bene. Boom. Non si è sospettito? Invece sì. Vabbè, ma non lo saprà mai. Non lo saprà mai. Jacopo non lo deve sapere. Non lo deve sapere. Canzone del momento. State complottando tu e gli altri, Jacopo. No, ho perso vita. Ed ecco i mercenari lì. Però di loro non si accorge, eh? Bellissima sta cosa. Anche tu, via. Sono un soldato, non un ragno. Sta cosa dei pugnali è bellissima. I ladri si arrampicano, mentre loro no. Animali. Siete altro che bestie, nonostante i vostri bei discorsi. Comunque sì, ci siamo alla porta sud, adesso dobbiamo fare così. Si fa così. Vieni. Aspettiamo che esca. Tanto in 20 secondi comparirà, eh. I mercenari riescono a seguirci, grazie. Salta tua sorella, che ci divertiamo. Te lo faccio vedere io il paradiso. Cosa?
Muoio. Letteralmente. Nella lettera accennavi a Venezia. Ci sono altri templari anche lì. A voglia. Ok ragazzi, ci siamo, eh. Ci divertiamo. Ci siamo quasi. Ok, arruolati pure loro. Bravi anche voi. Gira lì e noi ci nascondiamo. Fateci vedere i vostri trucchi, signore. Tutti dentro. Anche voi. Da dove arriva? Forse dovrei farlo rallentare. A che serve quella danza diabolica? Un mercante, forse. Eppure. Quanti altri sono responsabili della morte di mio padre? Parecchi, sì. Origli all'incontro senza farti scoprire, ma tanto è una cutscene, quindi buona. Chiedo venia, maestro. Ho fatto il possibile, ma l'assassino era troppo forte. Evidente. Altrimenti gli altri sarebbero qui con voi. Per non parlare del fatto che Firenze rimane nelle mani dei Medici. È colpa di Francesco. La sua impazienza l'ha reso avventato. Ho tentato di essere la voce della ragione. Più che altro la voce della codardia. Proprio voi parlate, signor Barbarigo. Se ci aveste mandato a... Faremo fuori anche lui poi. Questo ciarpame che voi veneziani Tacete! Chiamate ar... Ci siamo fidati della vostra famiglia e ci avete ripagato con inazione e incompetenza. Quindi chiamato a rispondere del fallimento, inventate scuse e ci insultate? Come vi aspettate che reagisca? Non saprei. Sta bene. Lo so io. Ah... No. Ci hanno pensato loro. Non... Vi prego, non che cosa. Posso rimediare? Solo risparmiatemi. No. Aia. Che lordura. Mi spiace averti strappato la preda, assassino. Credevi davvero che non mi aspettassi la tua presenza? Che non l'avessi voluta? Sono metodi che usiamo da molto più di te. Uccidetelo. So che state solo obbedendo agli ordini, perciò lasciatemi. E vi risparmierò la vita. Sente questo. Ah, non l'avete ascoltato. Chi devo uccidere? Lui. Ah, vabbè, era già tipo moribondo, quindi buona. Easy peasy. Vai, amico. Libero da fardelli e paure. Requiescati in pace. E penso che anche qui la sequenza 4-5 venga. Oh, e lasciatemi un po' sta completata. Finiscilo, l'abbiamo già finito. Che poi che crudeltà, finiscilo. Cioè, bellissimo, non uccidilo, no? Finiscilo. Bellissimo.
Comunque 1500 fiorini in tasca. E anche qua la sequenza 5 se ne va, completata tutta. Jacopo De Pazzi ha fatto la sua fine, la fine che si meritava.